L'altro giorno chiacchieravo con un mio amico, mi fa: ma lo sai che hanno rimesso Yu-Gi-Oh! Su tutto quanto, su Netflix? Fichissimo, faccio io, mamma mia, che è, immagino, bellissimo come ce lo ricordiamo, vero? La risposta? No, Harry fa cacare. E io sono rimasto malissimo, ho detto: ma come? Mi ricordavo stupendo. Poi sono andato a rivedere qualche puntata e... cioè, ecco, insomma... Io non so che genere di droghe scorressero da quei tempi in Giappone, però questa serie ne ha subito gli effetti. Benvenuti su Watch Pogitali per una top 10 dei 10 momenti senza un cazzo di senso in Yu-Gi-Oh! Ma poi 10 non bastano, perché veramente è completamente delirante questo anime. Ma proviamoci. Alla numero 10, Kaiba Gran Prestigiatore. C'è un tizio che è stato tipo licenziato da Kaiba, che in effetti nel corso della serie licenzierà almeno una 170 di dipendenti della Kaiba Corporation. È un vero animale. Ma ecco, già il fatto che questo sia un po' arrabbiato col capo in un anime per ragazzi e bambini, in teoria, e la soluzione per risolvere tutto nella versione originale giapponese sia sparargli in faccia al capo, è già una follia. Ma peggio è come è stata risolta. Kaiba para il colpo lanciando una carta più velocemente del dito che preme il grilletto, perché lui lo ammazza effettivamente, e nel mentre che il grilletto sta venendo premuto, questa carta vola, fa 7 giri in aria e si incastra nel cane della pistola, bloccando il colpo. Colpo in canna. Va bene. Ma questa è una storia per il Giappone, perché lo sapete che cosa successe in Italia? Le pistole erano censurate, quindi quello lì gli arriva tutto cattivissimo: guarda che ti ammazzo, eh! Puntandogli un dito contro la tempia. E alla numero 9, la scimmia cibernetica pro nel giocare a Yu-Gi-Oh! Jasmine è stata rapita da una scimmia cyborg impazzita che vuole vendicarsi contro la razza umana, perché è stata costretta da un gruppo di scienziati a diventare una campione... Che cosa sto dicendo? Una campionessa di Yu-Gi-Oh! Sotto tortura. La scimmia, ovviamente, come poteva non completarsi così questa sceneggiatura magnifica, ha un mazzo tutto a tema scimmie e perde perché non è abbastanza brava e si pente. Torna in natura con la morale ambientalista finale. Se la puntata stessa fosse stata ideata e animata da una scimmia costretta con la tortura da degli scienziati a creare filler per Yu-Gi-Oh! Io penso che sarebbe stata meglio di questo. E alla numero 8, le proposte di matrimonio versione filler. Siamo a un torneo di Yu-Gi-Oh! Ma va, succede solo questo in questa serie. Arriva un tizio che chiede a Mai di sposarlo. Quella le dice che non sa nemmeno chi sia e quindi può anche andarsene a cagare. Ma chi è questo? Lui insiste perché la vuole proprio sposare. E allora facciamo così, che se la batte a duello, la sposa. Ti sta bene? No, veramente. Ma invece a me sta bene. Quindi il duello incomincia, parte lo stesso, il tipo perde, viene legnato come un salame. Quindi solo a quel punto arriva la parte delirante della puntata, perché quello di prima no, invece, in cui un suo collega vestito da samurai attaccato a un aquilone piomba su Mai dal cielo rapendola. Solo che lei si libera e... state sentendo nella calotta cranica che mano a mano ciò che c'era dentro non c'è più? Io sì. E alla numero 6, le proposte di matrimonio versione filler. Ma non era la posizione di... Sì, ma succede di nuovo con Tania l'Amazzone, che sfida i nostri a duello, Bastian per la precisione. Ma c'è un colpo di scena: lei non vuole la loro anima, il che è sconvolgente. Yu-Gi-Oh! Se non vai in giro a ridere, a minacciare la gente di strappargli l'anima, non sei nessuno. Ma ecco, lei, se vince, desidera sposare Bastian e avere figli da lui con la forza, perché diventino grandi giocatori. Bastian perde e viene quindi detto che i due però duellano tutta la notte. Io veramente. Il giorno dopo però Tania ci ripensa e se ne va, ma solo dopo aver rivelato che in realtà, attenzione, c'è il colpo di scena, era una tigre che ha assunto forma umana. E alla numero 7, Yugi e le regole come pare a lui, parte 1, emblematico, uno degli apici in cui Yugi bara come un porco, inventandosi tutti i peggio effetti deliranti, con nessun arbitro che lo vada a prendere a ceffoni, perché sta barando come un porco, appunto. Sta per perdere come suo solito, ma in un momento che è rimasto nel cuore di tutti noi, penso, usa la mitica tartaruga catapulta. Ovviamente, come puoi non usare la tartaruga catapulta? Gioca sta tartaruga con una catapulta incollata sopra, con cui spara il suo drago contro il castello a difesa delle creature avversarie, state a sentire, così da farglielo crollare sopra e ucciderle. Che è una cosa dall'effetto così pietosamente specifico che Yugi fa tenerezza quasi, per quanto sia ridicolo il tentativo di renderlo credibile. Ma funziona! Però io a 13 anni contro i miei amici ci provai e invece venni insultato e pestato a morte per la mia tartaruga catapulta. Perché lui sia
io no. E alla numero 5, Yuki bara come un porco maiale ancora. Altro secondo momento leggendario, forse anche più memorabile, per come quel pazzo infame intorti l'avversario con regole che conosce solo lui. È folle. Se l'ha inventata all'ultimo secondo, veramente il passo dal fare così a giocare con le carte tarocche stampate e incollate sopra da tua mamma con un pezzo di cartone Lavinaville come facevo io. Guardate che non è poi così lungo, ma almeno io neanche ci provavo a sembrare in qualche modo legale. Doveva arrivarmi la polizia a casa ogni giorno, ma certo non mi presentavo ai tornei ufficiali con il drago rosa occhi magenta sperando di essere ammesso per Diana. Yugi invece fa sul serio e perde di nuovo perché i suoi mostri affogano nell'alta marea avversaria. Voi cosa fareste in quel caso? Beh, lui distrugge la luna. Lui colpisce la luna per far abbassare la marea e vincere. Destroy the moon! E alla numero 4, Yusei che combatte contro un cattivo dal futuro, tale Zon super cattivo, che però si scopre che non è uno qualunque, ma Yusei stesso, che viene dal futuro tipo Terminator in cui l'umanità è finita e lui vuole vendicarsi col passato per averla fatta finire, ma invece poi si scopre, attenzione, che no, non è così, perché Zon in realtà che combatte contro Yusei non è Yusei che fa finta di essere Zon, ma è Zon che fa finta di essere Yusei dal futuro, che fa finta di essere Zon contro Yusei, perché Zon dal futuro si è fatto fare una plastica facciale per somigliare a Yusei, ispirare l'umanità a migliorare sembrando Yusei, ma non ce la fa, allora va nel passato a picchiare il vero Yusei fingendosi Zon, che si finge Yusei. Avete capito? Io no. Joy in coma, che cioè uno vuole vedere quello che sta succedendo di interessante, l'unica cosa della puntata Kaiba contro Yugi, è una ficata, ma no. Joy va in coma dopo un duello con i suoi amici che provano a svegliarla a pugni in ospedale, se si immagino, no, funzioni così. Ma lui invece in coma duella contro un bambino, qualunque non si sa chi è, che però gli fa un culo come una campana per nessuna ragione. Ricordo che Joy è uno dei più forti al mondo, a Yu-Gi-Oh, ma si fa legnare da sto qui. Però mentre perde manda con i suoi poteri psichici consigli vitali alla mente di Yugi su come vincere contro Kaiba, mentre si sta facendo spaccare il culo come un nabbo in sogno. Alla numero 2, i due robottini, che io non so nemmeno, c'è un robottino contenuto nel dual disc di Yusaku che si è stufato di essere un robottino contenuto nel dual disc di Yusaku e vuole vivere. Così, vabbè, certo. Perciò decide di liberarsi con l'aiuto di un altro robottino più rincoglionito di lui in casa di Yusaku, che insomma lo rende fisico e con una vera personalità. È una specie di, non lo so, delirio alla Pinocchio sotto acidi e con contenuti per adulti. Che cosa, scusa? Che ho detto? Contenuti per adulti, stavi dicendo? Sì? I contenuti... ecco, nella versione giapponese originale succede questo, insomma, che quando i due fanno il loro rituale per liberarsi e... succede che... passiamo alla numero 1. Che meglio è la numero 1, Kaiba che minaccia Yugi di ammazzarsi se perde. Questo è chiaramente il top. Più in là di così non puoi andare. Tutta sta storia del regno delle ombre deve averli mandati in sindrome post-traumatica da stress. Dio santo, questi sono andati di testa completamente. Hanno i flashback del Vietnam ogni volta che giocano. Quando beccano danno, ci fate caso, fanno certe scenate come se stessero venendo crivellati da una K-47. Il delirio totale, tipo. Cioè, lui che becca e ti faccio 1000 danni. Così, delle cose veramente che... follia. E Kaiba che la porta su un altro livello quando, al posto che accettare la sconfitta, si piazza sul bordo del tetto su cui stanno combattendo, così da minacciare Yugi, i cui mostri se lo colpiranno lo faranno cadere e morire. E Yugi, il bello, è che riflette sulla possibilità se farlo oppure no. Questo anime è una follia totale, completa. Ma perché non mi ricordavo che fosse così bello? Una cacata, come mi ha detto il Brizio. Ma stiamo scherzando, Bri? Ma perché è bellissimo? Ma io me lo guardo tutto, adesso me lo binge watch da qui a domani sera. Ho finito tutte le 5 stagioni.